Il fatto di Marcotti con scenari economici e politici sulle fonti TV, il nostro appuntamento fisso, seguiteci sul sito lefonti.tv e interagite con noi attraverso i nostri contatti. Abbiamo già avuto modo, insomma, anche negli scorsi giorni di parlare di questo periodo che si sta avvicinando, il periodo natalizio, che chiaramente verrà penalizzato ancora dall'emergenza Covid. Ci sono dati in generale che riguardano la difficoltà degli italiani di guardare al futuro. Questa non è una novità, ma secondo il rapporto Censis Tender Capital sui buoni investimenti e la sostenibilità al tempo del primato della salute, 5 milioni di italiani hanno difficoltà a mettere in tavola un pasto decente, 7,6 milioni di famiglie hanno avuto un peggioramento del tenore di vita, il 60% degli italiani ritiene che la perdita del lavoro o del reddito sia un evento possibile che lo può riguardare nel prossimo anno. Quindi questo fa comprendere anche con quale sentimento e con quale sguardo siamo proiettati verso il futuro. Peraltro, la sostenibilità, visto che si parla di questo, per quanto riguarda il gender gap tra uomini e donne, ci sono 20 punti di differenza nel tasso di occupazione e in questo periodo il tasso di occupazione delle donne è diminuito quasi del doppio rispetto a quello degli uomini. Chiaramente in situazioni emergenziali poi a farne le spese in maniera più ingente sono proprio le categorie più sensibili e sappiamo molto bene che, insomma, la differenza di valutazione in ambito lavorativo tra uomini e donne è ancora decisamente importante, quindi insomma anche qui bisognerà ragionare e riflettere poi. Ma queste sono tutte notizie che si tradurranno inevitabilmente in numeri, tra un po' soprattutto, quando veramente dovremo fare i conti con quello che è successo in questo 2020 ed è quello che preoccupa perché al momento attuale non possiamo ancora dare delle stime precise, è sempre stata la preoccupazione maggiore. Intanto io saluto Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro. Giancarlo, ben trovato con me sulle fonti TV. Grazie Emanuela e un saluto anche a tutti gli ascoltatori. Ho detto bene, cioè quando queste notizie si tradurranno in numeri per l'economia sarà il vero problema? Sì, perché in effetti stiamo assistendo all'ennesimo, forse, all'ennesima situazione un po' paradossale, no? Con questo mese di novembre che ha visto un boom delle borse, mentre dall'economia non possono arrivare buone notizie, insomma, questa famosa seconda ondata non è stata una cosa da poco e soprattutto ha colpito forse di più altri paesi che non l'Italia, quindi noi dobbiamo anche vedere. Però se noi vediamo la situazione, per esempio, la situazione asiatica, invece troviamo appunto una situazione che è ben diversa, la situazione ovviamente delle borse, ma che è ben diversa da quella dal quale ci potremmo aspettare. Io, scusa Manuela, ho dei dati Sì, così aggiornati a ieri, quindi c'è ancora la giornata di oggi che comunque è largamente positiva, quindi non possono che essere in miglioramento. Ma a parte Hong Kong, che sappiamo tutto quello che è successo, ma sarà che pure Hong Kong salisse come borsa, insomma, no? E che dall'inizio dell'anno fa circa un meno 6%, poi c'è l'Australia che fa all'incirca un meno 1%, ma poi attenzione, allora l'India fa quasi più 7%, il Giappone faceva quasi più 8%, ma ho visto stamattina, oggi è salito di altri 2,5 punti ed è sui massimi degli ultimi 30 anni praticamente. Poi abbiamo Shanghai che è salita del 12%, il Kospi, cioè l'indice coreano, che è salito di oltre il 18%, e poi non parliamo della borsa di Shenzhen, cioè la borsa cinese, diciamo, locale, che ha guadagnato più del 33%. Ora, questo 2020 per queste borse sarà un anno da ricordare, cioè noi continuiamo a parlare del 2020 come l'annus horribilis, eppure qua invece hanno guadagnato. Quindi questi aspetti, diciamo, dovrebbero far riflettere dove sta andando questo mondo, Eh no, insomma. ma infatti tu fuori onda mi hai proprio parlato di un mese di novembre stratosferico per le borse. In effetti è così, ma in effetti poi forse è una delle classiche questioni attorno alle quali si può girare per ore, giorni, mesi, anni, ma sulla quale non si riesce poi a dare una spiegazione precisa. Dicevo però, è da tempo che si parla proprio di questo scollamento tra l'economia reale e invece la
finanza, no? Quindi l'andamento dei mercati. Ma insomma, credo, ripeto, che sia una questione che si arrotola su se stessa, cioè non riusciamo ad aggrapparci a nessuna forse spiegazione plausibile e certa, non so, oppure anche qui capiremo più avanti, o meglio ancora, ti do questa provocazione, o i mercati daranno il risultato effettivo e certo solo tra un po', cioè che potrebbe essere quello, insomma, non tanto di una brillantezza, ma di un calo anche appunto in quelle che sono le contrattazioni, in quella che è la finanza. Allora, Manuela, si vede anche dai miei capelli, quei pochi sono rimasti e sono bianchi. La finanza la seguo da un po' di anni, ok? Già. Allora, prima del 2008, perché secondo me tutto cambia lì, ma prima del 2008 bastava abbassare un po' i tassi di interesse e le economie ripartivano, ok? Era così, automatico, cioè si esagerava un po', i tassi di interesse andavano un po' troppo su e bisognava dare una frenata, quindi si abbassavano i tassi di interesse. E così, diciamo, io parlo dagli anni 80 in poi, ma anche dagli anni 60, ovviamente anche se io naturalmente negli anni 60 non seguivo la borsa. Quindi era una cosa che poi è completamente cambiata dopo il 2008, quando in Europa, per esempio, noi da non so quanti, forse 8 anni, abbiamo i tassi a zero, è un'economia che non cresce. Cioè, Certo. quindi è tutto qua, cioè ci sono continue iniezioni di liquidità nel sistema che non arrivano all'economia reale e si fermano all'economia finanziaria, chiamiamola così, perché Certo. non c'è altra spiegazione. Ok, Giancarlo, quindi in questo momento viene da sé che è impensabile pensare a una crescita, cioè figuriamoci, già dobbiamo capire se a livello di economia reale, intendo dire, riusciamo a sostenerci, ma parlare di crescita è abbastanza illuso, è un'illusione, insomma. Beh, per l'Europa sembrerebbe così, cioè sembrerebbe difficile uscire da questa situazione, cioè non riesce ad uscire da questa situazione. Sto parlando di Europa in Sì, generale, poi ovviamente certo. all'interno dell'Europa poi non è che tutte le situazioni siano uguali, però appunto prendendola come un'unica entità diciamo economica. L'Europa è quella che soffre di più. L'Asia abbiamo visto così, gli Stati Uniti abbiamo il Dow Jones a 29.000 punti praticamente, quindi anche lì, cioè da noi obiettivamente non si riesce ad uscire da una situazione molto complicata. Ecco, qualche indicatore macroeconomico però che adesso io magari non lo definisco proprio positivo perché siamo ben lontani ancora da quella che è la positività reale appunto dell'economia di tutti i giorni, dell'economia quotidiana, però qualche indicatore macroeconomico che dà un minimo di respiro ogni tanto lo intravediamo, vediamo anche per esempio il PIL della Germania, no? Visto che stiamo parlando di Europa e quindi parliamo della locomotiva europea, quantomeno le stime sono in aumento. Questo cosa significa secondo te, Giancarlo? Possiamo aggrapparci a questi indicatori? Purtroppo no, Manuela, perché questo dato, io ho visto anche il dato stamattina che è arrivato appunto dalla Germania, dato comunque positivo, nel senso che vabbè, adesso le stime comunque sono per un meno 4% per l'anno in corso, però dovrebbe essere recuperato praticamente tutto già l'anno prossimo, quindi il più 8,5% del terzo trimestre per la Germania è senz'altro un dato positivo. Quindi obiettivamente, probabilmente la Germania che poteva spendere ha speso, però riesce a tamponare questo tsunami. E invece ci sono paesi come noi, come la Spagna, ma io continuo a ripetere come la Francia, che
che invece hanno grossissime difficoltà. Cioè, noi alla fine di quest'anno, Manuela, perché dobbiamo prendere anche questo indicatore, l'indicatore del debito pubblico. Ce lo stiamo dimenticando. Cioè, noi fino all'anno scorso eravamo lì che contrattavamo il miliardo in più o Sì, il miliardo in meno. beh, ma ti dirò di più, ma insomma, non è che te lo dico io, l'hai detto anche tu più volte. Peraltro, abbiamo parlato più volte della necessità di non aumentare ulteriormente il debito pubblico, affidandoci magari a soluzioni che arrivano dall'Europa, no? Tipo il Recovery Fund. Ricordi che l'abbiamo messo in relazione tante volte, chiaramente. Adesso effettivamente non si parla più di questo, è vero, assolutamente. Però sono tutte cose con le quali faremo i conti poi. Beh, come minimo, quest'anno aumentiamo il debito pubblico all'incirca di 170 miliardi. Cioè, se noi un anno fa, Manuela, mettiamoci in queste condizioni, siamo io e te che stiamo parlando al 23 di novembre, oggi cos'è 23, no? 24. 24, 24 di novembre del 2019, no? Nessuno sa ancora la parola Covid, coronavirus, tutte parole sconosciute. Sì. Okay. Stiamo parlando io e te e io ti dico, sai, guarda, tra qui a un anno il nostro debito pubblico sarà aumentato di 170 miliardi. Tu mi rispondi, Giancarlo, vai calmo con il vino, con l'alcol, perché cioè, Vabbè, insomma, ok. obiettivo. No, io non bevo, No, sono no, no, ma puro. infatti dico, non mi permetterei mai, ma diciamo che va No, bene. La ma prima cosa che viene in mente per. dice, ma che sei ubriaco? Certo, assolutamente sì. Esatto, cioè sarebbe stato assolutamente impensabile, ma figurati se l'Europa ci fa aumentare il debito pubblico di 170 miliardi, massimo 30-35 miliardi, ma 170 miliardi, figurati. E invece abbiamo aumentato di 170 miliardi, parliamo di un recovery fund da 200 miliardi, cioè, cioè non siamo più nella logica, siamo in una situazione veramente. Che abbiamo difficoltà a capire, che cosa ci aspetta nel futuro, insomma. Assolutamente. Allora, questi sono un po' gli scenari, come recita anche la nostra grafica, economici e politici. A proposito di politica, perché poi qui diciamo, ci portiamo sull'altro argomento che ti volevo chiedere, anzi su più argomenti in realtà, al di là del fatto che le previsioni a nostra disposizione, le stime non sono ancora definitive, però è chiaro che insomma, a livello politico bisogna lavorare in prospettiva futura. E allora, secondo titolo di oggi ci riporta direttamente al periodo natalizio. Il colore rosso fa da padrone, nel senso che da una parte potremmo abbandonare il colore rosso per quanto riguarda la delimitazione delle nostre aree, quindi regionali, no? L'Italia potrebbe diventare zona arancione, non rossa, nel mese di dicembre, proprio anche per favorire il periodo natalizio, che è fatto di acquisti, insomma, di cene, insomma, di economia che deve un attimino girare, mettiamola così. È però nello stesso tempo il rosso, che è il colore del Natale per definizione, potrebbe stare a significare anche che sarà un Natale in rosso, nel senso che si potrà festeggiare poco, no? Perché arriveranno delle restrizioni ad hoc, così almeno ha detto il Presidente del Consiglio Conte. Allora, facciamo un po' un check rispetto a quello che ci aspetta nel mese di dicembre, secondo te, poi chiaramente sono tutte previsioni che facciamo anche noi. Non sappiamo cosa succederà. Guarda Manuela, io annuncio qua, a tutto il popolo che se Sì. ci fossero delle restrizioni per Natale, io non le rispetterò. Perché, allora, non per questioni religiose, vabbè, non c'è problema, non sono un credente, quindi non è questione religiosa, ma per questioni di tradizioni, per me il Natale è la famiglia mia di origine e quindi ovviamente quando c'erano i miei genitori, il Natale ovviamente, adesso che non ci sono più, comunque con i miei fratelli, cioè io devo trascorrere il Natale con i miei fratelli perché è sempre stato così da quando sono nato e quindi non ci sarà nessuno che mi ferma per strada perché andrò da
dai miei fratelli. Ecco, in Quindi realtà non. quello si dovrebbe, almeno ci stanno dicendo che bisogna, si potrebbe, dovrebbe, anzi, scusate, scongiurare il pericolo di non spostamento, cioè quindi in teoria dovresti potere, ma anche perché se no, Giancarlo, come si fa con, adesso obiettivamente? Poi faccio anche un po' l'avvocato del diavolo perché devo mettere sul tavolo tutte le questioni, però Giancarlo, come si fa a controllare che le persone non stiano e non vadano dai parenti o non siano comunque in casa con i parenti? Il giorno di Natale, ad esempio, cioè, mi sembra abbastanza, no, anche qui un'utopia. Oggi ho usato questa parola più volte, ma insomma, bisogna anche essere un po' concreti nella vita, no? Io lo spero naturalmente, ma ripeto, per me, per i miei figli che vogliono assolutamente passare come hanno sempre fatto a Natale con gli zii, quindi questo è cioè non possono, secondo me proprio non è possibile togliere anche Natale agli italiani, perché per gli italiani, ripeto, non per questioni religiose, non per la Chiesa, o non per, cioè naturalmente per i credenti ci mancherebbe altro, no? Ma voglio dire, il Natale è qualcosa che va oltre l'aspetto religioso e ci sono delle tradizioni che devono essere mantenute, perché se dovessimo perdere anche queste, se Natale diventa come un altro giorno qualsiasi dell'anno, Ecco, però stiamo vedendo per esempio immagini di persone che fanno shopping, quelle non le vedremo, immagino, ma forse per fortuna, perché, e qui faccio un po' l'avvocato del diavolo, Giancarlo, devo, nel senso che poi indipendentemente dalle idee che abbiamo, e io stessa ne ho, però sono abituata a valutare un po' tutto. Cosa ha detto Conte? Ha detto attenzione perché non vogliamo fare la fine di Ferragosto, in generale del periodo estivo. Peraltro un periodo anche caratterizzato da temperature più alte, quindi insomma con una, almeno così ci hanno detto, trasmissibilità del virus inferiore, perché comunque i virus circolano meno quando fa caldo, ma insomma indipendentemente da questo abbiamo visto, no? Poi c'è stato un ritorno comunque di casi di coronavirus che invece erano calati proprio nel periodo precedente all'estate. Insomma c'è il rischio che magari poi si vanifichino i sacrifici che abbiamo fatto perché gli italiani ne stanno facendo ancora fino adesso. Io questo non lo voglio in altrettanto modo perché se e io stessa sono stata penalizzata nei miei spostamenti, lo sono ancora, devo stare attenta, non posso vedere i miei amici, non posso uscire, non posso andare a mangiare al ristorante. Se poi diciamo avviene il via libera a tutti e poi nuovamente mi obbligano a stare a casa, insomma un po' le scatoline mi girano, ecco, e quindi credo che bisogna valutare anche questo aspetto. Tu cosa dici? Cosa rispondi? Sì, rispondo sul fatto che bisognerebbe poi vedere le cose in tutto il loro complesso, nel senso che tanto adesso con questa storia del coronavirus non teniamo conto che stiamo penalizzando una serie di italiani, anzi, la maggior parte degli italiani che soffre di altre patologie che non sono il coronavirus. Ci sono interi reparti negli ospedali di tutta Italia che sono chiusi. Lo so, Quindi sì. questo noi lo pagheremo in termini di vita umana. Perché, per esempio, non facciamo più screening? Perché figurati, lo screening adesso è passato non in secondo piano, in 150° piano. Chi è che fa screening in questo momento? No, no, no. Tutti lì sul coronavirus, nei quali. Ribadisco, il tasso di letalità è infinitamente basso. Quindi stiamo facendo delle cose che sono difficili da sostenere in maniera razionale. La questione di non facciamo come Ferragosto mi sembra un'idiozia perché è Natale, ripeto, è Natale. Trasformare Natale in una giornata come tutte le altre è qualche cosa di inaccettabile, insomma. Assolutamente. C'è Andrea di Parma che scrive: condivido pienamente quello che ha detto il tuo ospite sul Natale. E sì, ma io stessa, cioè anche a me, insomma, però non vorrei nemmeno che poi torniamo al punto a capo e ripartiamo con il 2021, fermo restando che potrebbero arrivare delle notizie positive su vaccini, eccetera, eccetera, quindi.
anche su come arginare al meglio insomma, i contagi, però insomma, non vorrei ripartire ancora da capo e nuovamente parlare di zone rosse, eccetera, eccetera, però vediamo, sono tutte discussioni che si fanno senza avere certezze. Va bene, quindi Giancarlo, insomma, ecco, solo un'ultima domanda e poi ti saluto. Si sta preparando anche il quarto decreto ristori. Come la vedi? Cioè, la situazione è leggermente migliorata sul se parlo di sentiment delle imprese, anche perché poi nello slot successivo ne parlerò. No, purtroppo no, nel senso che noi non teniamo ancora in considerazione lo tsunami che ci investirà appena tornerà possibile licenziare le persone, perché chiaramente in questo momento il fattore principale è quello, cioè noi teniamo in vita un paziente che insomma quasi non dà più segni di vita, quindi non so, io ho molti dubbi che con i ristori riusciamo cioè, tamponiamo, questo sì, ma spostiamo solo in là con il tempo, no? E oltretutto, naturalmente, peggiorando enormemente i nostri conti pubblici. Io, ecco, l'ultima cosa sui conti pubblici, perché visto le mie idee, eccetera, così. Molto spesso vengo associato, diciamo, a una certa categoria di chiamiamoli economisti, comunque insomma persone che si interessano di economia, no? La quale ritiene che questa categoria, appunto, ritiene che il debito pubblico non sia un problema. Ebbene, io mi smarco, cioè per me il debito pubblico è un problema e se lo aumentiamo in questa maniera diventa un problema ulteriormente più grave, insomma. E quindi Guarda, teniamo in considerazione questo fatto, insomma. A proposito di conti vari, c'è un altro amico che immagino segua il tuo ragionamento perché scrive: infatti abbiamo passato il tempo a strapparci i capelli per uno 0,4, adesso un meno 10. Come dire che insomma, un tempo cioè, ci preoccupavamo per qualcosa che adesso si è centuplicato, insomma, mettiamola così. E che è passato un po' in secondo piano, ma torniamo in modo circolare all'apertura anche di questa trasmissione, faremo i conti solo successivamente, su tutto, perché questo dobbiamo mettercelo assolutamente in testa. Giancarlo, grazie come sempre, ti seguiamo su Finanza in Chiaro con i tuoi video tutti i giorni, quindi invito i nostri telespettatori a seguirti se non lo fanno già e naturalmente poi ci vediamo settimanalmente anche sulle fonti TV, quindi grazie per la tua collaborazione. Grazie a te Emanuela e un saluto a tutti gli ascoltatori. Continuiamo tra poco sulle fonti TV, pubblicità e rientriamo con voi.